Ciao a tutti, oggi siamo a Cesena nel bellissimo contesto della Rocca Malatestiana, come potete vedere alle mie spalle. Siamo qui con una nuova puntata di Belli Dentro e oggi affronteremo il tema della procrastinazione. Questa parola che è anche un po' difficile, diciamo, da pronunciare, ma che contiene all'interno un significato molto profondo a livello psicologico. Cosa vuol dire procrastinare? Vuol dire rimandare. Quando procrastiniamo, quando tendiamo appunto a rimandare delle cose che però sono urgenti e anche importanti a favore di cose più frivole e sicuramente meno importanti. Ad esempio, abbiamo un esame da sostenere, dobbiamo lavorare a un importante progetto di lavoro. Ecco, anziché concentrarci su queste attività per noi importanti, magari passiamo l'intero pomeriggio su Facebook, ad esempio, oppure andiamo al bar con gli amici, oppure ci concediamo una giornata di shopping. Quindi sostituiamo quella che è un'attività per noi importante con qualcosa di più frivolo, appunto. A chi non è mai successo? Sicuramente a tutti. Ma il problema sta quando questo procrastinare diventa un modus operandi, quindi un modo di fare costante all'interno della nostra vita. E cosa comporta? Due conseguenze. Una sul piano emotivo, sicuramente, perché la persona inizia ad avere molto stress e si sente in colpa poi anche per non aver raggiunto i propri obiettivi. E due sul piano pratico, sicuramente, perché non raggiungiamo quelli che sono i nostri obiettivi, sia sul lavoro, sulla scuola, sulla famiglia, insomma in qualsiasi ambito della nostra vita. Quando parliamo di procrastinazione, dobbiamo distinguere due stili di procrastinatori. C'è il procrastinatore rilassato e il procrastinatore preoccupato. Il procrastinatore rilassato è colui che intraprende tante attività con l'entusiasmo dell'inizio, ma poi sostanzialmente non ne porta a termine nessuna. Mentre il procrastinatore preoccupato è colui che ogni volta che deve fare qualcosa, quindi che si impone o che ha un obiettivo da raggiungere, ha paura sul nascere, cioè perché pensa di non potercela fare, pensa di non riuscirci, è sfiduciato e quindi non agisce. Ma quali sono le cause per procrastinare? Sicuramente la pigrizia. Una persona che non ha voglia, una persona anche che è poco responsabile, che non vuole assumersi le proprie responsabilità. Un'altra causa è il perfezionismo, la tendenza a essere perfezionisti, quindi se una cosa non è perfetta, non è come dico io non la faccio ed è difficile che tutte le cose vadano proprio nel verso in cui noi vogliamo, noi speriamo. E un'altra causa è quella della paura dell'insuccesso, quindi io, siccome ho poca stima in me stesso, sono sfiduciato, non agisco. Quindi veniamo alle soluzioni. Se siete dei procrastinatori seriali, quindi che fate della procrastinazione un po', diciamo, il vostro modo di vivere, ho una soluzione che fa per voi. Pensate che è utilizzata da una delle cause automobilistiche più famose nel mondo. E si chiama Kanban Board, cioè è praticamente la creazione di una lavagna o più semplicemente anche dei post-it che voi potete appendere in una parte visibile della vostra casa. E cosa scrivere in questi post-it o in questa lavagna? Dovete dividerli in tre colonne: cose da fare, cose fatte e cose in corso, quindi cose che stiamo facendo. Cose da fare sono tutti gli obiettivi, no? Che voi avete in mente e che volete raggiungere, dal più piccolo al più grande. Cose che stiamo facendo, quindi cose in corso, sono le cose su cui stiamo lavorando, quindi passate, no? Dalla prima colonna alla seconda colonna. La terza colonna sono le cose fatte, quindi le cose che avete portate a termine, che però vanno scritte, vanno segnalate, perché questo cosa fa? Nel nostro cervello sicuramente aumenta l'autostima e aumenta ancora di più il fatto di vederle lì, belle impresse davanti a noi. E con questo vi saluto, spero che questa soluzione possa essere utile per tutti voi e vi ricordo la mia mail a cui potete scrivermi se avete dei dubbi o delle informazioni o qualcosa da chiedermi, che è dottoressamiceli86@gmail.com.
e la mail di Stereo 92 Web, che è stereo92web@gmail.com. Ciao!